Al di là della scura cresta della montagna, dove il sole tramonta sempre troppo presto, è Francia. Qui, dove le ombre della sera arrivano che il pomeriggio è appena iniziato, è ancora Italia, estremo lembo di Piemonte. In questi luoghi ameni e freddi per secoli ha trovato rifugio un popolo. Ha costruito le proprie case e le proprie scuole. Ha terrazzato i campi. Qui ha eletto la propria chiesa. Queste sono le Valli Valdesi, unico enclave protestante nella cattolica Italia. Questa è la loro terra promessa, ma qui non scorre né latte né miele. La notte del 16 febbraio di ogni anno, la luce dei fuochi di centinaia di falò rischiara a macchia di leopardo le poche borgate rimaste ancora abitate. È la notte dove il popolo valdese si stringe in festa, mesta, composta, intorno al fuoco che accese per la prima volta nell'inverno del 1848, quando dopo secoli di durissime e sanguinose persecuzioni, Re Carlo Alberto concesse le libertà civili. Nello stesso anno, con gli ebrei di tutto il regno sabaudo di Sardegna, la gente di queste valli ottenne il diritto a essere cittadini come tutti gli altri. Gli inverni freddi, la forte pendenza dei terreni. Qui nulla ti viene dato senza la fatica e il lavoro. Il richiamo delle città con la loro promessa di una vita moderna e piena di comodità si fa sentire. Ma il sapore della terra che ti ha generato e protetto per centinaia di anni non si abbandona mai del tutto. E qui, proprio tra queste vette, tra le rocce scavate dalla Germanasca e dal Pellice, rimane scolpita la fiammella del candelabro, simbolo dei valdesi. Splende la luce nelle tenebre, e quella luce è il volto di un popolo intero. La Val di Massello è forse la più remota tra le valli valdesi, ma sicuramente la più suggestiva. Poche persone la abitano tutto l'anno. Poche vuol dire pochissime, una trentina. Pochi sono anche i cognomi. Questa, ad esempio, è la Valle dei Tron. Non sono parenti, ma si chiamano quasi tutti così. Graziella Tron è nata in questa casa, la più grande della valle. Si racconta che re Vittorio Emanuele II ci venisse a stare per le sue battute di caccia. Ma di questo re se ne raccontano tante e tante. Graziella è stata insegnante in varie città d'Italia, ma ora è di nuovo qui, e da molti anni.
Io ho insegnato un anno a Torino e poi dopo ho insegnato in Valpellice fino al 1982, poi sono venuta qua. Da quando è tornata vive qui tutto l'anno, anche d'inverno, nonostante la neve e il freddo che ghiaccia ogni respiro. Il tempo è quello dell'attesa. La legna raccolta e ordinata nella legnaia è calcolata per ogni singolo giorno, ciocco dopo ciocco. Ora brucia nella stufa e il freddo si misura a ciocchi, non solo in gradi. Quando ero bambina qui a Masello c'erano cattolici e valdesi, la maggioranza degli abitanti era valdese, però io ho sempre visto in casa mia venire cattolici e parlare con mio padre, soprattutto per questioni per esempio di alpeggi o di questioni del comune. Io non partecipo alle attività di rito, di culto. Io mi sono chiesta, ma io devo sapere cosa sono, cosa voglio, e quindi per me il discorso della coerenza rientra appunto nell'impostazione generale del rispetto dell'altro. Coerenza, rispetto. Anche se non partecipa al culto, la sua vecchia casa, che è stata sede del Concistoro, il Consiglio della Comunità Valdese, quando è inverno diventa chiesa. Piccola, un po' più calda, poco. Ma sarebbe impossibile arrivare e soprattutto riscaldare la chiesa della valle. Quella lassù. Troppa neve, freddo. E poi si è troppo pochi. Qui la gente una volta passava a piedi molto, no? Mi ricordo negli anni 50 passava continuamente qualcuno a piedi. Io ho una zia che è nata nel 1903, è nata lì che c'era ancora la stalla nel 1903. Graziella i suoi occhi di ghiaccio li ha ereditati dal padre. Uomo alto, fiero e severo. Quando c'era suo padre c'erano anche le mucche. Tutta la vita girava intorno a loro. Il fieno, l'acqua, i campi e gli alpeggi. Blin, blin, blin. Blin. Questo è il maschietto di questa mamma. E qui ci sono le gemelline. Conosce le sue capre una a una. Un nome, il carattere e il buon latte per i formaggi. Che se ne avrà a sufficienza venderà ai mercati di Fondovalle. Ora aiuta la figlia, che come la madre ha scelto di tornare tempo fa a vivere qui, nella grande casa del nonno, tra queste montagne. Qua ci sono altre due o tre galline che fanno sempre dei buchi enormi. Mi interessava l'agricoltura, mi interessava fare con le mie mani ciò di cui vivevo. Poi volevo mantenere il rapporto con le persone, cosa che in montagna, in questi posti solitari, non è così semplice. E quindi ho cercato anche sempre di fare delle attività che mi permettessero di stare insieme a qualcuno. Ho lavorato tanto con i bimbi, con l'attività con i cavalli, quindi è stato molto bello per me. Vivere qui vuol dire non fermarsi di fronte a nulla e rendere preziosa ogni cosa la montagna sa dare, ma soltanto se la sai apprezzare. Rapsodì, Rapsodì, avevamo 4-5 cavalli, adesso ne abbiamo un paio più un cavallo di una ragazza, questo qua a Pois, e Toby, Luna. D'estate hanno un posto per pascolare, poi vanno molto qua davanti, fuori. Anche per loro è una vita un pochino più
più bella che d'inverno. Siamo venuti a abitare qua quando avevo 8 anni e per me era il mio posto. Sono cresciuta qua, ho imparato ad amare Massello, ma comunque queste valli, queste montagne. La montagna, movimento, tante angolazioni e anche un salire e scendere, quindi a volte rimanere affossati nei propri pensieri, nel proprio modo di essere, nelle proprie idee, e a volte invece quando sali anche aprirsi un po'. È un po' un rispecchiare tanti aspetti della vita, delle cose o dell'esistenziale poi. Per i valdesi questa è la terra promessa, anche se non scorre latte e non c'è miele se non lo fai tu. Con la neve che ha coperto le montagne, tutto sembra fermarsi, prendere un lungo respiro. E poi c'è il freddo che gela ogni passo. Allora si scende più a valle e la vita si riprende il suo spazio, tra il letargo dei boschi di larici, ora senza più foglie. Donatella è una donna piena di energia. Tra le mille cose da fare per portare avanti la sua attività, trova sempre tempo da dedicare alla comunità. La vita in montagna è sempre stata difficile e la povertà di questa terra ha costretto molte famiglie ad emigrare. Chi in Francia, chi in Svizzera, molti nelle Americhe. Ma il legame con queste valli inaspettatamente ti riporta indietro, generazione dopo generazione. A volte portando con te qualcosa di nuovo, come è stato per Chris e il suo allevamento di lama e alpaca. Dusty. Come on. Good boys. Good boys. Un giovane lama di quasi 3 anni che è Buster. Angel. Ramazzotti. Vieni, Eros. Vieni, bravi. Gli alpaca e i lama non vanno in calore le femmine, ma sono stimolato dal maschio. Allora possiamo accoppiare quando vogliamo. Decidiamo quando vogliamo far nascere i piccoli e accoppiamo di conseguenza. E la mia mamma è nata proprio in questa borgata. Quest'anno avrà 94 anni, vive in America, ma ogni estate viene al suo pramollo. Dopo la guerra, come tanti italiani, la mia mamma è andata in Svizzera, ha conosciuto un svizzero. Si è sposato e io e il mio fratello siamo nati in Svizzera. Il mio papà aveva tanta voglia di vedere l'America. Siamo partiti quando avevo 3 anni per l'America. Ho passato 30 anni negli Stati Uniti, ho fatto tutta la scuola, quindi l'accento è purtroppo 100% americano. Sono cresciuto nello stato di New York, ho passato un po' di anni a Miami Beach e poi sono finito in Colorado cercando sempre le montagne. Adesso fa 24 anni fa, sono venuto in Italia per lavorare su un progetto per 6 mesi, un anno, per un'azienda americana e come mi dicono i colleghi italiani, ho scoperto l'America. George Clooney, un altro Stallone che è molto timido. Con me, non con le sue ragazze, ma con me è timido. A Clooney perché ha gli occhi seduttore, allora l'abbiamo chiamato George Clooney. Poi con le donne ha un grande successo. Allora con lui qualsiasi femmina che diamo a George fa il suo lavoro. Molto discreto anche, nella stalla di notte. È diverso di tutti gli altri animali, ma George è molto discreto.
suo figlio Robin Williams. Questo è uno dei primi. Adesso i maschi si interessano alla ragazza dall'altra parte della rete, la Tarita. E questo è il nostro capobranco Excalibur, pesa 170 kg e poi è padrone di tutti. L'abbiamo preso all'inizio per fare guardia contro i lupi, perché i lama funzionano con i lupi a allontanarli e a proteggere il greggio. E quando due litigano si mette in mezzo? Esatto, è un bravo capo, perché lui si mette in mezzo alle litighe e tiene in ordine tutti gli alpaca. Poi vedi, sono tranquilli, sono... La gente che vengono qui dicono proprio è come una terapia. C'è una sensazione di calma che ti danno, che è una cosa... Prepariamo le cavezze per fare una bella passeggiata con il lama. Come on, Joe! Come on, arrivo! Come on, Joe! In estate Chris porta i suoi lama e alpaca maschi all'agriturismo di Donatella. Lì gli animali stanno bene ed è un piacere per gli ospiti accarezzare questi mansueti esemplari dal pelo morbidissimo. Ma il progetto che vorrebbe realizzare è quello di lavorare la prestigiosa lana almeno fino alla filatura per poi venderla. Questo sono sperimenti per adesso, per fare delle fodere di cuscini, coperte e altre cose, perché la lana di alpaca e lama è più calda di quella di pecore, più forte di quella del pecore e è anche analergica. La montagna. Anche Vito, nato in queste valli, dopo gli studi a Roma e in Germania per diventare pastore valdese, si trova a lavorare nella comunità più in alto della valle, Prali. Io fin da bambino sono stato abituato a camminare per la montagna, per i boschi, eccetera, a cercare funghi, ma non solo, anche di raggiungere luoghi legati alla storia valdese. Questo era un tentativo dei miei di insegnarmi dei momenti della storia valdese per loro particolarmente cari e di insegnarmi la storia che fa parte del mio DNA. Di qua si continua e si va su alla miniera del Bet, dove si toglieva fino all'inizio del Novecento il rame, e da lì c'è il sentiero che sale su fino al Guinevere. Molto esposto da questa parte, molto difficoltoso, più facile dalla Val Troncea. Però ovviamente i valdesi lo devono fare di qua, non di là. Il coraggio cresce usando nella fede, ma anche quando vai in montagna, mentre la paura ti paralizza, ecco, insomma, non ti permette di avanzare di un passo in più. Se osi, superi la paura. È la comunità locale che ha scelto Vito come suo pastore. Per lui è una riconferma per altri 7 anni tra la sua gente, nelle sue valli. È di diverso legno. L'alburn lo chiamano in patois, che ha delle venature splendide. Il legno è una materia sempre viva. Tu devi fare i calcoli con qualcosa che non è un oggetto inanimato. Io sono pastore, nel mio lavoro trovo un aiuto interessante, consistente nel
affiancare la riflessione, quindi riflessione intellettuale, eccetera, a un lavoro manuale. Un lavoro manuale che mi dà soddisfazione, che mi impegna perché non sempre riesce, come purtroppo anche tante volte succede nella vita, è un cammino dove gli ostacoli non sempre riesce a superarli. Il freddo, la neve e le strade sempre più difficili e pericolose da percorrere. Bisogna proprio volerlo per incontrarsi. Ma qui le case sono sempre aperte. Permesso. Anche avanti. Permesso, ciao. Vabbè. Permesso, vabbè. Il pastore di Prali, qui è il nostro nipote. No, piacere. Edda è anche lei una tron, come molti qui. Per anni ha lavorato in una libreria nel centro di Torino. Ora, in pensione, è tornata nella sua valle con Giancarlo. Ci vediamo, buon appetito. Saluta, su. Grazie, altrettanto. Ciao, ciao. Ciao. Quello migliore burro è quello del mese di giugno, quando le mucche mangiano l'erba con tanti fiori. Ora sta preparando la tradizionale zuppa per il pranzo del 17 febbraio. La festa della libertà. Adesso la chiamano la suppo barbetto, ma quando ero ai miei tempi si chiamava solo la suppo. I grissini, i sistemi. Sono stata privilegiata nel senso che, per esempio, in libreria ho conosciuto Primo Levi. Lui aveva la suocera che abitava lì proprio vicino alla libreria e quindi passava settimanalmente per un certo periodo. Cioè sono degli incontri che comunque mi hanno segnato la vita. A casa nostra abbiamo imparato, la prima lingua è stato il francese. E poi con i miei amici parlavamo in patois e quando siamo andati a scuola l'italiano è stata la nostra prima lingua straniera, perché quasi nessuno di noi sapeva l'italiano quando siamo andati a scuola. Questa volta l'ho fatta proprio come me l'hanno insegnata. Per me essere valdese vuol dire comunque essere corretta con i miei simili. Non so, mio papà mi ha sempre detto: la tua libertà va finché tu non ledi quella di un altro. E io non so se non è valdese, però è anche valdese, io penso. Quando ancora si viveva quassù, l'inverno per gli uomini era la stagione della miniera. Queste montagne così scure e impervie nascondono un tesoro bianco e candido come la neve che ora le ricopre. C'è stato un tempo, narrano le cronache, in cui la Val Germanasca è stata chiamata Valle Scura, forse per la complessità della sua orografia, per la difficoltà di accesso o per la impenetrabile ricchezza dei suoi boschi. Conosciuta in seguito come la Valle Bianca, sia in relazione ai lunghi periodi di innevamento, sia in considerazione della presenza di ricchi giacimenti di marmo e di talco, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. La galleria qua è stata fatta tutto con l'esplosivo. Sì. In famiglia tutti lavoravano in miniera, però l'impatto col buio, con i primi giorni, sono duri. Entrava al mattino alle 7 e si usciva alle 2 del pomeriggio. È una sensazione di morbidezza, scivoloso e piacevole. Prima dello sviluppo industriale si raccoglievano scaglie di talco da commerciare come pietra per sarti
e piccoli blocchi di steatite da destinare alla costruzione di utensili, ferri da stiro, padelle per i tortel, calamai. Luca ha ripreso questa tradizione nella vecchia casa del nonno. Mio papà ha lavorato in miniera, mi sembra, a 23 anni, invece mio nonno a 27 o 30. E quando ha finito di lavorare in miniera, poi ha iniziato, quando era in pensione, a fare delle cose in talco, le pentole per i tortelli e anche i ferri da stiro. E lui di solito c'aveva il suo garage vicino al campo da boccia, allora anche d'estate tutti passavano da lì a vedere. E allora anche noi nipoti ogni tanto passavamo da lui. Quando il talco è tanto puro, se gli metti una luce dietro si intravede la luce. Poi tipo questo è tanto puro, vedi che vedevi solo verde. Ce n'è, sai, magari c'è un po' di vena di anche roccia, o solo che per farsi i lavori è meglio più puro che poi, se no poi magari si rompe proprio lì dove... Vedi, tipo questo c'è un po' di vena, non proprio pura pura, più qua nell'angolino è più scuro. Poi più lo levi, più li rimane liscio. È una conformazione che vedi già solo così ti lascia la pelle morbida. E questo di palio è uno dei più puri al mondo. Si utilizzava come ferro da stiro, perché lo appoggiavano sulla stufa e quando era caldo il talco ha la proprietà che trattiene molto il calore e essendo untuoso è molto scivoloso. E poi per fare delle pentole funzionava molto bene sia come il ferro per trattenere il calore e poi non attaccava, faceva un po' come le padelle antiaderenti di adesso. Il bianco delle Alpi, la neve, il bianco dei merletti delle cuffiette delle donne dalla croce ugonotta sul petto. Non è semplicemente il bianco della neve che anche quest'anno rischiara di luce riflessa le tenebre di queste valli. È la fiammella di una piccola e fiera realtà alpina dove fede e appartenenza a una storia e a un popolo illumina questa terra e la riscalda da questo freddo inverno. Ora quella che una volta era la veglia, la veglia trascorsa tutti assieme al caldo nella stalla, la si rivive nella notte del 16 febbraio, dopo aver acceso i falò riscaldati dai canti, le tante voci e il dolce sapore dei goffi. È in questa occasione unica che la comunità attende il nuovo giorno. Dietro quelle montagne è Francia, al di qua, dove il sole tramonta sempre troppo presto, è la terra dei Valdesi. La mattina del 17, dopo la notte dei fuochi e della veglia,
ci si ritrova per il culto nella stessa sala della grande casa di Graziella. Finito il culto, si spostano le panche. Entrano due grandi tavoli. Ed ecco servita la zuppa di Edda per il pranzo della festa della libertà. Sempre tutta la comunità riunita. A far da cornice, la maestosa e selvaggia natura, le sue acque, i suoi boschi. Questo angolo remoto sulle nostre montagne è al centro della grande storia riformata d'Europa. A 500 anni dalla riforma di Lutero, un'antica comunità continua a vivere qui, nel freddo inverno, quella promessa di una terra dove scorra bianco il latte e dolce il miele.